Aldo Tommasini, novantenne, una vita che è stata praticamente un'avventura e che ha scoperto Riccione da giovanissimo. All'età di? All'età di 7 anni. Come mai Riccione? Perché mia madre, che allora vivevamo a Bologna, conosceva Riccione come la perla dell'Adriatico. E io avevo 7 anni e ho visto questo paese che mi ha impressionato per la sua vegetazione arborea che arrivava fino a quasi il Bagnasciuga. Ed era un paese fantastico, meraviglioso. E questo l'ho conosciuto quando ero ragazzino. Nel 1993 ho avuto un infarto miocardico e siccome io sono stato un medico cardiochirurgo, mi sono autogestito. Mi sono autogestito, ma soprattutto tenendo presente un fatto importantissimo, insegnatomi dal mio maestro Frugoni Condorelli di medicina, che avevano detto a me personalmente che il movimento è una cosa importantissima, fatta in una maniera particolare. Io questo movimento l'ho studiato e l'ho applicato a me stesso, che consiste nel muoversi a passo costante, non veloce, quindi non agonistico, ma semplicemente per la salute, e senza fermarsi, possibilmente con una media di 5 km all'ora. Quindi questa ricetta lei la applica in vacanza a Riccione? Io questa ricetta la applico ogni anno per un mese completo in questo paese di Riccione, che non è più quello del 1930, però ancora conserva una vegetazione fantastica. Tant'è vero che io nei miei alberghi tengo sempre presente di prenderli non in riva al mare, ma verso l'interno verde, perché io camminando la mattina dal verde della vegetazione mi porto sul Bagnasciuga, sulla pista parallela alla pista ciclabile, e faccio 2,5 km andare e 2,5 km a tornare, per un totale di 5 km senza fermarmi mai. Ho 90 anni e qualche anno fa, ricordandomi di averlo fatto da partigiano, mi sono buttato in Brasile col paracadute. Queste sono le risultanze che ho avuto io. Francamente mi sento abbastanza bene e mi reggo questo paese perché è un paese che mi dà moltissimo e cerco sempre di alloggiare, come faccio da un po' di anni a questa parte, nella parte verde del paese. E la mattina dalla parte verde vado verso il mare facendo una cosa meravigliosa. E mi è venuto anche un'idea, cioè l'idea dell'ossigeno che noi diamo ai malati di infarto. Io ho avuto l'infarto tanti anni fa e ho 3 bypass. Questa idea nasce dal fatto che quando io ero primario ospedaliero arrivavo un infarto, lo tenevo fermo a letto, perché allora l'immobilità era importantissima, erroneamente. Si cerca una mobilità confacente alle tue capacità. Se uno ha una cardiopatia scompensata non lo fa, ma se ha una cardiopatia da anziano è molto importante il movimento. E questo movimento deve effettuarsi in questi termini, ma soprattutto deve effettuarsi in un ambiente salubre. Tant'è che io a Roma, quando devo fare questa storia qui, vado col taxi a Villa Borghese, perché non prendo più la macchina, e lì mi faccio la passeggiata che non posso fare, che qui posso fare. Quindi per me Riccione è un punto di arrivo e di vivere gli ultimi anni che uno ha in una maniera autonoma, non per una questione di vivere più anni, ma di non vivere sulle spalle di qualcuno, essere aiutato, non avere, buttarsi dalla finestra perché non ho i soldi per pagare le tasse, tutte queste cose, non me ne frega niente. A me interessa di vivere in condizioni accettabili, come quelle in cui vivo io adesso e parlo con un giornalista
con viva voce senza essere seduto su una seggiola. Sì, seduto sulla seggiola, ma non una seggiola obbligata. Quindi adesso si fa 2 mesi di Brasile e poi ci vediamo il prossimo anno. E poi ci vediamo sempre che io riesca a sopravvivere, anche perché io lo faccio non tanto per me, quanto essendo medico, per invitare la gente che sta nelle mie condizioni, che guardate, che non conta niente, il movimento è importante, basta saperlo fare. Poi la prossima volta vi dico come si deve fare, cioè in che posizione statica, i passi come devono essere fatti. No, ce lo dica subito. Bisogna fare dei passi abbastanza lenti, non agonistici, muovere le braccia in senso dritto, non col gomito piegato, perché le braccia hanno un'azione negativa e favoriscono il rientro del sangue nei polmoni e quindi favoriscono l'azione del cuore. Ecco, ho spiegato. E allora se uno adotta questo sistema, se vale per me, deve valere anche per tutti gli altri, o perlomeno in misura adeguata a seconda delle proprie. E io l'infarto l'ho avuto, ma me lo sono curato in questa maniera. Ci vediamo il prossimo anno. Va bene, spero.